La tutela dal dissesto idrogeologico deve essere una priorità nazionale, è un rilancio dell'economia perché comunque sono opere pubbliche, ma è una messa in sicurezza dei nostri territori. Per cui direi di investire velocemente su questo fronte, abbiamo bisogno di meno asfalto e di più argini, di più casse di espansione e bacini, e di farlo utilizzando i governatori, dando loro poteri speciali, quindi rapidità d'azione in modo tale che si possano fare le opere velocemente. Il Piave ha bisogno di interventi idraulici importanti che sono rappresentati da casse di espansione. Non entro nel merito delle progettualità, però dico che qualcosa bisogna realizzare, bisogna mettere in progetto, anche perché non si è fatto nulla. Dal 66 a oggi si è solo che chiacchierato. La diga di Falzè mi sembra di capire che non trova alcuna condivisione dei territori e non deve essere calata sulle spalle dei cittadini. Dico che però ci sono comunque delle opere che possiamo fare alternative, che sono quelle delle casse di espansione, di bacini di laminazione, approfittando di aree che possiamo naturalmente allagare in maniera controllata e che resteranno allagate nel peggiore dei casi qualche giorno, forse una settimana, ma che poi torneranno aree agricole.